sono qui appena arrivata nuovamente in Andalusia e sto per realizzare uno dei miei sogni. Quello che voglio stimolare con questo video è questo: quanto tu ti permetti di sognare? Vedi la mia espressione iperfelice? Sono tornata bambina perché è una cosa che mi eccita tantissimo quello che sto per fare. E ho proprio notato come il fatto di avvicinarsi a uno dei tuoi sogni, dei miei sogni, mi riempie di entusiasmo. Per cui la mia domanda è: quanto tu ti permetti di sognare? Ti permetti di sognare? Non si tratta solo di grandi sogni, ma di piccoli grandi sogni. Quelle cose che ti fanno tornare bambino, che ti riempiono di entusiasmo, che ti fanno sentire bene, che ti fanno sentire vivo, che fanno sentire dentro di te, ti fanno sentire dentro di te l'energia della vita, un senso di appagamento, di felicità, di gioia, di pienezza. Lo fai o non lo fai? Molte persone mi dicono: io ho messo i miei sogni in un cassetto. Bene, tirali fuori. E probabilmente ce ne sono tanti altri che tu vuoi realizzare che non sei neanche consapevole di voler realizzare. Io ad esempio questo non l'avevo messo consapevolmente nel cassetto dei sogni da tirar fuori, ma era proprio uno dei miei sogni farlo. E quindi questo mi ha dato questa energia, questo entusiasmo che voglio condividere con te. Bene. Questo deve essere uno stimolo per te, sempre che tu lo voglia, nel proprio darti la possibilità di sognare e di percorrere il cammino che ti permette di realizzare i tuoi sogni. Non è una cosa futile, è una cosa importante, perché la tua vita si riempie delle emozioni di questi momenti. E un giorno, quando deciderai di andartene da questo mondo, saranno questi momenti che ti ricorderai e che ti faranno sentire di aver percorso un cammino che valeva la pena di percorrere. Bene, spero che questo ti sia stato di stimolo. Mi raccomando, ricordati che tu meriti di sognare. Quindi, d'ora in poi, ogni giorno riscopri almeno uno dei tuoi sogni. E se non sei ancora entrato nel gruppo Divine Connection, fallo subito, così che per te sia sempre più facile fare questo cammino. Un abbraccio di luce da Patrizia. Ciao, a presto!